formalmente in presenza. E credo che come postazioni ci siamo, mancano solo Sanguigni, la Morganti, Pellei che ha comunicato la propria assenza, e il resto credo ci siano tutti. Quindi passo subito la parola al segretario generale che procede all'appello. Prego, segretario. Ok, buonasera a tutti. Ballatore Mario. Balloni Gianni Massimo. Capriotti Antonio. Chiarini Giovanni. Chiodi Carmine. Crescenzi Blunilde, l'ho vista prima. Croci Antonella. Cursi Marco, mi pare di averlo visto pure. De Vex Giorgio, l'ho visto pure. Del Sombo Emidio, eccolo là. Di Francesco Antimo, c'è. Falco Rosaria, c'è. Gabrielli Bruno, c'è. Girolami Maria Adele, eccola lì. Lelli Francesca, c'è. Mandrelli Flavia, ok, Marcella, c'è. Marzonetti Pasqualino, l'ho visto prima. Massimiani Giacomo. Morganti Maria Rita, assente. Muzzi Stefano, l'ho visto prima. Pellei Domenico è assente. Pignotti Valerio, eccolo lì. Piundi Pasqualino sta qui. Pompili Gabriele. Sanguigni Andrea. Sanguigni assente. Assente. Quindi ci sono solo tre assenti, quindi la seduta è valida. Ok, andiamo. Grazie segretario, quindi constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta odierna del Consiglio. E ho visto la consigliera Lelli che deve prendere posizione. Ciao Francesca. Dove, sì, alternato a Tonino di un posto, grazie. Passiamo quindi subito al punto numero uno dell'ordine del giorno, che è approvazione verbali seduta precedente del 28/6/2021. Come anticipato, per le votazioni si procederà per alzata di mano, io farò la chiamata prima i favorevoli, poi i contrari e poi gli astenuti. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tutti all'unanimità. Unanimità. Quindi contrari nessuno, astenuti nessuno. Si approva il punto numero uno. Passiamo al punto numero due, che come da accordi alla seduta della conferenza dei capigruppo è stato accorpato al punto numero 3 e al punto numero 4 e sono rispettivamente il punto numero 2, verifica stato di attuazione dei programmi, approvazione documento unico di programmazione 2022-2024. Il punto numero 3, articolo 194,1 letterale decreto legislativo del 18 agosto del 2000, riconoscimento debiti fuori bilancio. Il punto numero 4, articoli 175 e 193 del decreto legislativo del 18 agosto del 2000, assestamento generale di bilancio e controllo della salvaguardia degli equilibri, variazione al bilancio di previsione 2021-2023. Do subito la parola all'assessore Pepa che procederà all'illustrazione di tutti e tre i punti. Prego, assessore. Scusami. Buonasera a tutti, per me è la prima occasione di vedervi fisicamente.
È la prima volta che partecipo a un consesso così in presenza. E iniziamo subito a parlare del DUP, che è il documento unico di programmazione, che è un documento importante a livello amministrativo, perché ispira tutti gli atti gestionali. Non si sente? Tutti gli atti, dicevo, gestionali, le linee programmatiche già concretizzate nei bilanci annuali e pluriennali. Quindi, scusa? Quindi, dicevo, l'anomalia, diciamo che il DUP prevede una programmazione negli anni 2022-2024, però per motivi di legge dobbiamo oggi, entro il 31 luglio, prevedere l'approvazione. Ovviamente poi chi subentrerà nella gestione di l'amministrazione di questo comune avrà possibilità di confermarlo, di rettificarlo, di modificarlo successivamente. Quindi, fatta questa premessa, tutte le linee programmatiche, tutti i servizi comunali, tutti gli investimenti sono stati osservati. Possiamo ricordare ad esempio il lungomare, il ballerin e adesso anche la piscina coperta. Per quanto riguarda la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento generale di bilancio, anche questi sono due adempimenti fondamentali nella gestione economica e finanziaria dell'ente. Si tratta quindi di una delibera importante perché l'ente comunale deve verificare e quindi attestare la permanenza degli equilibri di bilancio. È fondamentale per la continuità della gestione della macchina comunale. Possiamo dire con certezza che tutti gli equilibri persistono, che la situazione finanziaria ed economica del nostro comune è soddisfacente. È necessario quindi sempre non abbassare la guardia, è compito degli amministratori sempre anche di cercare nuove risorse per il mantenimento della macchina comunale. La pandemia e non solo ci ha provato privato di molte ingenti entrate dal punto di vista dei tributi minori e dei servizi comunali. Non è stato semplice, ma la buona gestione e soprattutto gli aiuti di Stato ci hanno permesso di soddisfare le esigenze amministrative. Come possiamo ricordare, ad esempio, per quel che concerne la salvaguardia e la sicurezza, i dispositivi di protezione individuale, la gestione di spiagge libere in assoluta sicurezza, e la messa in sicurezza e la sanificazione degli spazi comunali, quindi garantendo servizi a riparo di ogni rischio. Il bilancio di previsione è stato quasi interamente rivisto, molte voci sia nelle entrate che nelle uscite sono variate, ma nonostante questo abbiamo due certezze: uno, che rimangono gli equilibri finanziari ed economici; l'altro, che abbiamo risorse sufficienti per assicurare la soddisfacente ed efficace gestione comunale e quindi per poter far fronte ai tanti obblighi contrattuali, alle implementate esigenze dei servizi comunali che non corrono rischi e potranno essere quindi espletati. Parlavamo di entrate minori ma anche di maggiori spese. Per quanto riguarda le entrate minori, sono state finanziate per euro 484.303.000 con quote riferite da decreto rilancio, altre risorse dovute ai tagli di spesa che non più fondamentali per la gestione comunale e altri di progetti di recupero effettuati, in particolare l'occupazione solo pubblico. Per quanto riguarda le spese abbiamo avuto dei risparmi dovuti per esempio sugli interessi dei mutui per euro 44.513.000, reso possibile dall'andamento favorevole degli Euribor a 6 mesi. Un risparmio complessivo di euro 70.000 derivanti dal risparmio dei consumi calore e delle utenze relativi alla chiusura della piscina comunale. Un risparmio per la gestione del centro sociale Primavera di euro 97.343 derivanti appunto da un'economia rilevata in sede di gara.
una riduzione dei compensi dovuti alla Multiservizi, la nostra società partecipata, per la riscossione del canone unico patrimoniale, questo di recente istituzione che abbiamo già visto nei precedenti consigli, per la gestione dei parcheggi a pagamento per un importo stimato in euro 93.469. A titolo precauzionale, per la salvaguardia degli equilibri anche per i mesi a venire, è stato mantenuto il fondo crediti di dubbia esigibilità per garantire all'ente la copertura delle minori entrate che si potrebbero riscontrare in sede di rendiconto 2021, ed è stato aumentato del 2% la quantificazione del fondo garanzia debiti commerciali, che fu istituito per la prima volta con il bilancio di previsione 2021. Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, sono delle sentenze passate in giudicato, che condanna all'ente al risarcimento, quindi per 146.453 euro, e sono stati per lo più prelevati dal fondo contenzioso accantonato in sede di rendiconto 2020. E adesso non vi elenco la serie di sentenze sfavorevoli, ma queste avrete contezza di vederle una a una. Possiamo quindi affermare che l'ente comunale è in perfetto equilibrio finanziario ed economico e permane il pareggio di bilancio. Possiamo dire anche che mantenere il bilancio in ordine è un'assoluta precarietà di chi amministra, che deve sapere anche valutare le spese nuove, ed è riuscito il nostro ente, nonostante tutto, a mantenere anche dal punto di vista tariffario e tributario una condizione favorevole per l'utenza. Nessuno ha pagato di più per quanto riguarda l'IMU, la Tari, la tassa di soggiorno. Per la Tari, l'utente domestico, ricordo, l'avevamo già valutato nel precedente consiglio, pagherà le stesse cifre degli anni passati, nonostante la rigidità del nuovo calcolo stabilito dall'ARERA, mentre per gli utenti non domestici c'è stata un'aggiunta di 600.000 euro di riduzione complessiva, e quindi sostanzialmente pagheranno di meno. Anche il nuovo canone unico che sostiene i tributi minori della pubblicità, dell'occupazione solo pubblico, è stato determinato ad invarianza di gettito. Quindi possiamo concludere ed affermare tranquillamente che il bilancio comunale è sano e ogni diritto e ogni servizio è stato assicurato, come ad esempio le mense scolastiche, che sono state migliorate. Tramite la razionale gestione sono state mantenute, come abbiamo detto, la politica tariffaria e tributaria, quindi sostanzialmente l'equilibrio di bilancio è stato raggiunto. Quindi do la parola al Presidente. Grazie Assessore. Sentita l'illustrazione dell'assessore, dichiaro aperta la discussione. Chi vuole intervenire mi fa richiesta alzando la mano, grazie. Non vedo mani che si alzano, quindi prego consigliere Capriotti. Sanificare prima la mano col gel, grazie. Poi può spruzzare l'alcol sul no, più che altro perché c'è da accendere il microfono, l'usciera Filomena non l'ha acceso. Mi chiamate? Sì, quello dovrebbe essere, credo. No, non funziona. Filomena? Arriva il... Puoi accendere, per favore? Non
Ok. Se con il tovagliolo umidificato puoi passare sul microfono, solo una passatina sul microfono, perfetto. Prego, consigliere. Mascherina la devo tenere, giusto? No, la mascherina la puoi togliere. Questo protagonismo inaspettato mi mette in imbarazzo. Ciao Gianni, mai siamo stati così vicini. Va bene. Beh, devo dire qualcosina rispetto al DUP che è passato en passant. È stata inserita una variazione di ristrutturazione della piscina velocissimamente. È passata proprio veloce, perché vede, assessore, va bene tutto. Oggi è stato molto semplice e devo ringraziarla rispetto all'altra volta che va citato un sacco d'articoli. Vabbè, ci sarà anche una via di mezzo, via. Per cui diciamo che il DUP potrebbe essere il programma elettorale del sindaco, visto che ci apprestiamo prossimamente alle elezioni, e quindi diciamo che il lungomare è avviato, il Ballarin è fatto, diciamo, per quello che è stato progettato, cioè niente, per cui mi aspettavo, che ne so, anche un'idea di progetto, visto che dobbiamo parlare. E poi è arrivata la piscina coperta. La piscina coperta è stata una bellissima sorpresa, ma io gioisco di questa cosa, perché effettivamente è un bisogno urgentissimo, visto che ieri un nostro ragazzo ha fatto le Olimpiadi sui 200 metri, è arrivato alle semifinali. Penso che San Benedetto si possa meritare una piscina efficiente. E per renderla efficiente, in commissione ci è stato detto che per metterla in sicurezza, quella coperta, occorreva 830.000 euro. Bene, leggo il DUP, perché ogni tanto leggo pure io qualcosa di quello che mi viene presentato, e ci trovo 180.000 euro. Allora, assessore, ci manca circa 650.000 euro. E sempre in commissione scopriamo che dovrebbero essere stati trovati, però dai documenti non se ne parla, nei documenti non se ne parla. Io ricordo che questa amministrazione, per mettere a posto la scuola Ferri, su cui già c'era un finanziamento regionale, è stata con urgenza ha dovuto accedere a un mutuo per 500.000, forse qualcosina di più, di euro sulla scuola Ferri, e di corsa, perché sennò perdevamo il finanziamento regionale. Oggi leggiamo che 650.000 euro en passant sono stati trovati, non lo so perché l'assessore non l'ha detto, però ha detto che sta ricostruendo la piscina, sta mettendola in sicurezza. Visto il danno, abbiamo visto tutti la manifestazione dei genitori, dei bambini, dell'importanza che la piscina ha. Qui si potrebbe aprire un capitolone, no? Poi lo farà Giorgio, probabilmente, che è più bravo di me in questo, no? Però qualcuno lo dovrà dire, almeno agli atti rimarrà che dopo un anno di chiusura la piscina comunale è stata chiusa. Siamo un po' in ritardo? Potevamo fare qualcosa meglio? Potevamo nel frattempo averla
aver deciso che non era sicura e quindi intervenire in questo anno di chiusura? Io penso di sì, assessore. E poi, vista la facilità con cui ha trovato questi 850.000 euro, io penso che potevamo anche ristrutturarla in tempo. E anche la velocità, perché in commissione sempre è stato detto che a settembre sarà disponibile questa piscina. Hanno cominciato i lavori, Rosaria è sempre molto attenta, quindi magari... ecco, per cui, però diciamo che poi bisogna fare questi lavori, agosto, settembre, 8 mesi, quindi diciamo che settembre forse è un po' troppo presto. Anche perché, se vi ricordate, e voi lo ricordate tutti, lo scorso anno il Ballarin doveva essere pronto per l'estate. Diciamo che quest'anno è pronto, quindi è passato un anno nel frattempo. Adesso, se ci diamo 8 mesi, io mi auguro che il nuovo sindaco possa inaugurare questa benedetta piscina. Nel frattempo c'è anche la piscina scoperta che andrebbe rimessa a posto e sul quale per il momento soprassediamo, perché ci siamo un po' appacificati all'idea che non deve funzionare, in sostanza. Perché di questa è già un anno che ci stiamo lavorando per trovare questi benedetti soldi. Assessore, potevamo fare un colpo di scena di teatro, quest'estate aprivamo la piscina scoperta poteva essere già pronta, vista la velocità con cui ha trovato questi benedetti soldi. Quindi il primo rilievo è questo, poi se magari qualcuno ci vuole dare qualche parola di verità, io sono felice di ascoltarlo. Ripeto, io sono molto felice che partano subito i lavori per la messa in sicurezza della piscina e che possa riaprire al più presto. Anzi, vi dico bravi, adesso a chiacchiere, spero di dirvelo quando ce lo dimostrerete con i fatti e festeggerò insieme a tutto il Consiglio Comunale. Altra cosa che è passata en passant, forse non so se l'ha notato, si parla di PEG, PDO e piano delle performance. Io mi chiedo, conosce qualcuno il piano delle performance, del PDO, gli obiettivi? Quali sono gli obiettivi di questo comune? Ecco, allora ve ne do qualcuno. Però mi dispiace perché è finito il periodo amministrativo, per cui non lo potete realizzare. Se il sindaco rivincerà, gli auguro di farlo con la prossima amministrazione. Uno degli obiettivi, signor sindaco, è che il bilancio è in sicurezza, però San Benedetto è una città che ha bisogno di investimenti. Allora, se lei pensa che se non avessimo i crediti da riscuotere, avremmo a disposizione circa 32 milioni, come ci ha annunciato il dirigente al bilancio, perché noi abbiamo fermi 32 milioni nel fondo che una volta si chiamava svalutazione crediti, oggi si chiama crediti di dubbia esigibilità. Questo significa che se noi riscuotiamo i crediti abbiamo 64 milioni a disposizione. Quindi un DUP che si rispetti, almeno sui numeri, poi bisogna vedere della pratica, un DUP che si rispetti deve prevedere quasi ad investire per 64 milioni, e ce n'è stata di cose a San Benedetto, ce ne sono tante da fare e la città ne ha tanto bisogno. Ultimamente ho sentito che Ascoli ha intercettato dei finanziamenti notevoli per la città di Ascoli. Io penso che San Benedetto meriti una programmazione lungimirante e degli investimenti notevoli. Allora, una delle cose che deve investire la prossima amministrazione, glielo dico se sarà lei il sindaco, quindi può tenerla a mente, insomma, è sull'ufficio riscossione crediti. Lì dobbiamo metterci 2-3 persone, quello che il dottor Rosati ci dirà, affinché noi dobbiamo arrivare all'azzeramento dei crediti, e cioè o alla riscossione o allo stralcio. Spero nella riscossione perché avremo più soldi da investire. Quindi questo è uno dei punti fondamentali. Altro punto
fondamentale è, l'altra sera l'assessore ha balbettato che da Bucalossi forse sono stati presi sti soldi dall'urbanistica. Questo mi fa pensare che l'ufficio urbanistica è un pozzo da cui poter attingere, e San Benedetto è una città molto ricca, ma molto ricca. Con la seconda casa dei non residenti abbiamo scoperto che circa 4.300 abitazioni, seconde case, sono di non residenti. 4.300 abitazioni di non residenti, con quel giochetto della modifica del regolamento, ha permesso a questa amministrazione di non incrementare la Tari, perché riscuoteremo più Tari dai non residenti. E questo è una notizia, perché? Perché queste seconde case nascono anche dalla costruzione di palazzoni, e Flavia se ne è accorta molto bene, visto che ce lo ricorda sempre, no? Ma anche da tante ristrutturazioni. Ne ho vista una che è partita in via davanti al Cinema delle Palme, bellissima. Per cui devo dire che a San Benedetto ci si investe, quindi questo ci permette di far lavorare le persone, dare movimento, incassare dei soldi. Quindi un altro servizio che deve funzionare bene per gli interessi delle casse comunali è l'ufficio urbanistica. Quindi anche lì basta togliere personale, investiamoci. E per non parlare dei fondi europei, regionali, nazionali, eccetera. Anche lì non c'è stata questa svolta in questi 5 anni, purtroppo. Ad Ascoli sono andati un po' meglio. Quindi magari, visto che siamo come amministrazione sulla stessa linea politica, qualche consiglio ci potrà essere utile. A proposito di investimenti, gliel'accenno, c'entra poco, quindi proprio ve lo balbetto. Visto che ci sarà il prossimo ospedale nuovo a Porto d'Ascoli, insistiamo su questo investimento da parte della Regione, specificando magari, Sindaco, che sia un ospedale di primo livello, che qualcuno non ha ben capito come funziona. Anche qui Giorgio mi approfondirà meglio di me. L'altra cosa, mo segnatele quello che ti ho detto, perché io ti lascio lo spazio. Altra cosa che mi preme è queste benedette siglette, no? PEG, PDO, piano delle performance. Queste sono fondamentali nei rapporti tra l'amministrazione e il personale. Poi parleremo di quello che è successo a Riviera delle Palme a proposito dei rapporti amministrazione personale, però un piano di questo ben fatto e di cui l'amministrazione sia cosciente, perché a volte mi viene qualche dubbio, eviterebbe caos e soprattutto dovrebbe chiarire chi fa cosa e che cosa deve fare, e che ognuno dovrebbe fare qualcosa. Se ciò accade, si poteva evitare la confusione che è successo con il Riviera delle Palme. Spero che non mi arrestano questa frase, che non sono andato oltre la segretezza, insomma. Che ne so, visto che è stato segretato il punto successivo, per cui spero che sia dal punto sullo stadio. Va bene. L'altra cosa che io glielo devo dire, Sindaco, poi tanto non so se ci sarò ancora qua, per cui se può darsi pure che mi metto a riposo. Queste benedette telecamere, noi spesso ci vantiamo che il Comune di San Benedetto si è dotato di telecamere, quindi noi siamo come il Grande Fratello, è tutto sotto controllo. La domanda è: ma a che servono queste telecamere? Servono a mantenere l'ordine, la sicurezza? Io le pensavo così.
Io non so se voi vi fate un giro il sabato sera al centro di San Benedetto, ma è veramente impressionante, sia da tanta gente, è una scelta, noi possiamo scegliere come comune di fare l'Ibiza delle Marche, penso che siamo a quei livelli, ma io sono passato alle 2 di notte e non so dove mette le mani, perché effettivamente, e la patisco e un po' la compatisco, è veramente difficile intervenire in questa città, per cui il fatto di aver messo le telecamere ci può aiutare a capire che cosa succede alla notte. Però io la invito adesso per domani, se lei sarà il sindaco di questa città, di andare alle 2, alle 3 di notte al centro di San Benedetto, perché è veramente impressionante, impressionante. Per cui queste benedette telecamere, facciamole un po' pure funzionare, perché a livello di sicurezza, quando aveva vinto l'Italia abbiamo sfasciato le macchine e mi sembra che nessuno, io non lo so, però non ho notizia di arresti, fermi o roba di sto genere. Tutti i sabati sera veramente siamo al limite dell'igiene, del decoro, non vorrei abbassare il livello di questo contesto, però vi garantisco che quello che si vede a San Benedetto è qualcosa di inedito, almeno per me. Quindi finisco con un paio di domande, assessore. Visto che ha citato questa benedetta piscina, lei, e visto che anche il dottor Pellei questa mattina sui giornali chiedeva con insistenza, non è che questi soldi sono stati presi dalla variante urbanistica Remer destinata all'housing sociale? Io vorrei che con chiarezza voi dite o diciate che questi soldi dove sono stati presi? E che non saranno toccate le case popolari che dovevano essere costruite con la variante Remer, compresi i 700.000 euro destinati alle opere di urbanizzazione del quartiere Sentina. Grazie. Grazie consigliere Capriotti. Prego consigliere Gabrielli. Grazie presidente. Chiedo scusa se non mi alzo, ma mi riesce più semplice leggere degli appunti stando seduto. E il mio intervento proprio verte su questa ultima considerazione o domanda che ha rivolto il consigliere collega Capriotti al segretario o al facente funzione segretario Antonio Rosati. Proprio per capire, innanzitutto, ecco, in commissione ci ha detto che questi soldi, questi proventi arrivano dalla Bucalossi, quindi dagli oneri di urbanizzazione. Ecco, va ricordato che al riguardo, nel quadro del vigente ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, si rinviene il principio generale di divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale, giustificato anche dalla esigenza di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, ex articolo 162, comma 6, decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. L'utilizzazione di entrate in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, infatti, in deroga al principio sopra richiamato, può essere autorizzata solo da specifiche disposizioni di legge, quali sono state quelle che nell'ultimo decennio hanno riguardato i proventi derivanti dai cosiddetti oneri di urbanizzazione. Fatta questa premessa, quindi ferma restando anche quella che è la complessa evoluzione normativa circa la natura e l'utilizzazione di tale risorsa, le disposizioni a riguardo in vigore dal 2016 e seguenti si rivengono nell'articolo 1,737 della legge 28 dicembre 2015, la numero 208, la cosiddetta legge di stabilità per il 2016, e nell'articolo 1,460 legge 11 dicembre 2016, numero 232,
ossia la legge di bilancio per il 2017, come successivamente modificata. Tralascio la prima disposizione perché riguarda gli anni 2016 e 2017. La seconda, quindi legge 232, dispone viceversa che a decorrere dal 1 gennaio 2018 i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previsti dal testo unico sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché ad interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Da quanto sopra esposto deriva che i proventi in parola dal 1 gennaio 2018 le entrate derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi delle relative esenzioni dovranno essere destinate solo agli specifici utilizzi attinenti prevalentemente a spese in conto capitale stabiliti dalla legge di bilancio per il 2017, ovvero quello che ho appena letto, alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico, della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, a spese di progettazione per opere pubbliche. Io chiedo scusa se ho ripetuto, ma proprio per capire se questi soldi che sono poi stati destinati al finanziamento dell'intervento per la manutenzione di un plesso pubblico rispetti questa legge. Se sì, come è stato inteso, diciamo, questo in quale, ecco, di queste specifiche fattispecie che ho menzionato rientra. Quindi ecco, è un qualcosa sicuramente di tecnico, per questo oltre che a rivolgermi al sindaco mi rivolgo al dirigente responsabile, appunto, che è Antonio Rosati. Attendo una valutazione in merito, grazie. Grazie consigliere Gabrielli. No, dopo in fase di replica consigliere De Vecchis. Prima facciamo tutti gli interventi. Sì. Prima vediamo se ci sono altri interventi. Prima facciamo tutti gli interventi, poi dopo facciamo replicare sia al dirigente che all'amministrazione, se vogliono. Per chiarezza, non, se proprio la vogliamo dire tutta, sul regolamento non c'è scritto che il dirigente, è previsto l'eventuale richiesta di chiarimento, ma non ci sono dei termini dettati, consigliere De Vecchis, dei tempi. Io ritengo utile farla alla fine, sì. Ritengo utile farla alla fine, sì, esattamente.
fatta la discussione, ma anche perché dopo il chiarimento dell'eventuale chiarimento del dirigente non è che è prevista la replica del consigliere comunque. Sì, di 5 minuti. Ecco, certo. Anche lei come lo intende? Ci sono altre richieste di interventi? Se non ci sono altre, prego consigliera Mandrelli. Funziona? Sì. Allora, il punto è proprio questo, no? La relazione, diciamo, è stata molto, forse eccessivamente sintetica, per cui tanti punti non sono stati spiegati, chi era nella commissione consiliare, qualcosa in più, diciamo, è riuscito a capire, ma chi non c'era, no? Quindi è il Consiglio Comunale, diciamo, il luogo dove alle domande che ci si pone ne ha poste il consigliere Capriotti, ne ha poste il consigliere Gabrielli, che hanno a che vedere, qui dissento, diciamo, dalla sua decisione, Presidente, perché hanno a che vedere anche con successivi interventi che magari ci proponiamo di fare, ma che ci bloccano un po', perché queste sono le stesse domande che sono venute in mente anche a noi. Quindi ripetere poi le stesse cose, avere una spiegazione e poi non poter intervenire più per il tempo previsto, mi sembra, visto che siamo qui, e questo è il luogo, no, della discussione, del chiarimento, eccetera. Quindi anch'io vorrei queste spiegazioni, quelle che sono state chieste, così come vorrei aggiungere, no, non aggiungo niente, diciamo, quando le chieste dell'amico Tonino, non è solo l'ufficio urbanistica, ma l'ufficio lavori pubblici andrebbe assolutamente potenziato, no? Sempre nell'ambito di una visione della città che va nella direzione di cui parlava il consigliere Gabrielli, cioè dove vanno spesi i soldi, cioè nella direzione della riqualificazione, del rinverdimento di questa città che ne ha tanto bisogno, eccetera. Quindi noi sappiamo che stanno partendo un po' in tutta la città i lavori, o almeno dovrebbero partire i lavori che hanno a che vedere con il super bonus, no? Quindi, e tutti trovano enormi difficoltà proprio perché la ricerca degli atti, delle carte che servono poi per attivare l'iter che porta a questa riqualificazione degli edifici di cui San Benedetto ha fortemente bisogno, ma non solo San Benedetto, tutta Italia, va a rilento. Un po' il Covid, sì, un po' è anche il personale che non è sufficiente, evidentemente, no? Perché questo credo che siamo tutti a conoscenza, no? Del fatto che è molto complicato e lungo avere la documentazione che serve. Quindi sono tutte cose che sarebbe necessario, su cui sarebbe necessario ragionare ora. No, io ho l'impressione, sarà una mia impressione, certo io sono la minoranza, faccio parte dell'opposizione, diciamo così, però la mia impressione è che tutto quello che viene fatto in questo periodo venga fatto appunto con un fine preciso, che è quello di elettorale sostanzialmente, no? Facendo e chiudo o inizio tutta una serie di interventi che non sono quelli che però di cui la città ha bisogno, a mio avviso, perché cominciare ad avere dopo 5 anni, no, una visione di dove si vuole andare, beh, io me l'aspetto, così come ogni volta che c'è stato un consiglio comunale ho ripetuto questo fatto, no, l'assenza di visione. Quando si mette, si ha un'idea di città che deve cambiare e sappiamo che le azioni che vanno fatte richiedono dei tempi anche molto lunghi, che non sono certo i tempi elettorali, no? Ma sono i tempi perché una città possa cambiare in meglio, rispettando un andamento che naturalmente è mondiale, che ha a che vedere con l'agenda 2030, quindi con la riqualificazione, ma non solo. Allora, tutto questo mi sembra che sfugga un po', no, all'amministrazione. Noi facciamo delle variazioni, facciamo
degli investimenti, finanziamo delle cose, naturalmente anch'io sono ben lieta che, no, che la piscina venga ristrutturata, ma insomma voglio dire, questo lavoro magari si poteva fare, appunto, come diceva, ripeto, perché sia chiaro, si poteva fare nel periodo, diciamo, in cui la piscina era chiusa a causa della pandemia. Allora perché non trovare allora, si sapeva, no, della copertura di questa piscina, questo lo si sapeva fin dal 2016, abbiamo fatto lunghe discussioni sul project financing che poi è stato, come sappiamo, ha fatto la fine che ha fatto, e sulla necessità di trovare invece dei finanziamenti per peraltro un progetto che era già previsto e quindi che esisteva già negli uffici preposti, che allora ammontava a circa 600.000 euro, non prevedeva la copertura naturalmente della piscina, quindi prendendo quella, aggiungendo quello che era necessario, si poteva aprire questa piscina nel giro di 2 anni. Non si è voluto fare, adesso si sbandiera un po', no, questo fatto, adesso apriremo, cominceranno i lavori, con dei soldi che però forse, adesso ci dirà l'assessore, probabilmente avevano un'altra destinazione, non meno importante, perché se parliamo di edilizia sociale, io ricordo quando il sindaco ha detto sì, lì non ci saranno più aree ex Remer, gli appartamenti previsti per l'edilizia agevolata, ma io farò in modo, mi prendo l'impegno, e spero che l'abbia fatto, io non ne sono a conoscenza, ma sarà una mia mancanza certamente, in giro per la città ritroverò il modo di sostituire ciò che lì non si può più fare e mettere a disposizione di chi ne ha bisogno queste strutture, questi appartamenti. Io non lo so se è stato fatto, ma certo che se togliamo dei soldi, la famosa monetizzazione, no? Di cui abbiamo parlato tante volte parlando di edilizia, di varianti urbanistiche, eccetera. È necessario sapere esattamente dove vanno questi soldi, se effettivamente vanno dove era previsto che andassero oppure no. Mi fermo. Grazie consigliere Mandrelli. Chi vuole intervenire? Se non ci sono altre richieste di intervento, prego consigliere De Vecchis. Ma se l'illustrazione di un DUP da parte di una maggioranza è questo, insomma, si rispecchia tutto lo spessore del governo che c'è stato e tutta la visione della città che una maggioranza ha, cioè, il nulla, cioè, la città non ha diritto di sapere quello che vogliono fare, non ha diritto di sapere quali sono i debiti fuori bilancio, tanto quelli ci stanno sempre, ogni consiglio comunale ci stanno i debiti fuori bilancio, che è ormai è un'usanza, debito fuori bilancio. Mica ci dice da che derivano, no? Cioè, una commissione, allora, niente politica perché non c'è visione della città, niente tecnica perché non è che uno dice vabbè stiamo a amministrare, abbiamo dei debiti fuori bilancio, sono arrivati fuori dalle cause che ci hanno fatto chi? Terzi? Non lo so, non si sa perché l'assessore non l'ha detto, ma mi consta che la causa più grossa, no, sia una causa che ci ha fatto qualche dipendente? Dipendente? Dipendente, giusto? Ah no, non è una novità, ci mancherebbe, anche questa è un'usanza, ma di fronte a queste usanze mi pare che non si è preso. Giorgio, volevo dire che è risalente, non è recente questa causa. È risalente? È un risultato. Ma che significa? Io so perfettamente, no? Perché ci sta un fondo svalutazione crediti, se è un debito fuori bilancio, se c'era un fondo svalutazione cause legali si andava a togliere da lì, non bisognava fare il debito fuori bilancio. Ma poi vedremo che qui, in questo comune, no, pur di non accusare e rinviare al futuro le perdite, lo vedremo nei punti successivi, no? Che fa? Non si fanno mica le transazioni. Tanto arriverà con interessi, spese legali, no?
siamo sicuri che arriverà, perché è una certezza, dice la legge, no? Eppure si ragiona così, no? E quindi l'affidabilità del bilancio di questo comune è tutto dire, ma lo dimostra il fatto, no, di quello che io, se fossi stato in voi, no, sarebbe stata la seconda disfatta sulla piscina, no? Perché 5 anni fa voi avete invocato il project proprio perché la piscina interna aveva problemi. È stata quella la motivazione che vi ha portato al project. E vi è stato detto in tutti i modi, no, che il project non era perseguibile. A San Benedetto si dice, c'erano altre soluzioni? La domanda più ovvia, no? Oggi, no, vi dovreste dire tutti, a San Benedetto si dice, dopo, quando uno è tardo a capire, si dice dopo mezz'ora a volo, cioè dopo mezz'ora si capisce a volo. Voi l'avete capito dopo 5 anni, ma questo vostro capire, il capire dopo 5 anni questa cosa, no, che si poteva intervenire sulla piscina con fondi propri, perché non siamo comune così devastato su un servizio fondamentale, no, costerà che centinaia di utenti di quella piscina non ne potranno usufruire per 9 mesi, 1 anno, se va bene. Beh, cioè, al posto vostro mi sentirei doppiamente sconfitto, perché lo potevate fare e non l'avete fatto, e avete danneggiato un servizio cittadino e avete danneggiato degli utenti. Quindi voglio dire, insomma, cioè, se questo è il DUP, povera San Benedetto, insomma, che dire, no? Cioè, i debiti fuori bilancio non serve più nemmeno dire la natura, tanto noi qui non interveniamo, non ci interessa capire la natura del debito fuori bilancio, perché non ci interessa capire se i nostri uffici lavorano bene o male, non ci interessa, non è vostro dovere quello di amministrare, state lì a trascorrere il tempo, non si esprime un giudizio, non si prende una posizione, non si prendono, no, voglio vedere, no, cioè, voi volete secretare il prossimo punto, poi mi farete capire qual è il motivo per cui lo volete secretare, perché io posso capire che si secreti una commissione d'inchiesta, perché quando si ascolta della gente esterna non si sa che cosa ti può raccontare, e oltretutto una commissione d'inchiesta è giusto che agisca nell'ambito dei propri componenti, no? Ma un consiglio comunale, volete secretare un consiglio comunale perché? Di che cosa andremo a parlare? Andremo a parlare di atti amministrativi, di tutela patrimoniale di questo comune andremo a parlare. Mi consta che nella relazione egregiamente preparata dal Presidente della Commissione non si parli di nessuno, no? Non mi pare che ci siano esclusioni. Tenete presente, no, che la pubblicità degli atti amministrativi è un principio generale, importante, fondante. E voi pensate di poterlo scavalcare in base a un generico richiamo del nostro regolamento? O vi prendete la responsabilità politicamente, come il nostro regolamento ve lo consente, di fare una scelta politica, di non dire, di non far sapere San Benedettesi quello che è successo, e ve la votate la segretezza, ve la votate la segretezza, no? Oppure farò un casino del diavolo. Perché non esiste che il lavoro di una commissione di inchiesta di un ente pubblico comune, no, non sia discussa. Ma perché? Che c'ha paura? Che noi ci mettiamo a parlare dei responsabili? Fortunatamente, da quello che è emerso, non ci stanno nemmeno cose che riguardano chiaramente. La commissione si è mossa nei limiti dei poteri che aveva, non è che c'è potere di indagine la commissione, no? Quindi sta tutto nell'ambito prettamente dell'atto amministrativo, non sconfina minimamente quella relazione. E che volete segretare? Volete segretare, non volete dire che i debiti fuori bilancio qua dentro li facciamo con i dipendenti perché perdiamo le cause? Da anni? Perché recentemente non l'abbiamo perso, non ci staranno altre cause? Ci stanno, no, le cause. Ho passato 2 volte, stava tutto chiuso dal legale. Penso che se facciamo i conti dei risarcimenti e dei danni ai dipendenti in questi 5 anni, la piscina era pagata. La piscina era pagata.
non una parola, e voi amministrate, continuiamo così, qual è il problema? Ma qual è il problema per i cittadini sanmenettesi che qua dentro fanno come si pare? E poi dopo ci stanno le cause, ci stanno le persecuzioni, e quello contro quello, pare una faida qua dentro il personale. Voi amministrate e gestite? Ma chi? Ma dove? Ma quando? Che abbiamo sentito di politica? Il DUP, Ballari, abbiamo buttato giù. Rifacciamo la piscina perché abbiamo trovato i soldi, alla buon'ora. Cioè, poi? Qua dentro non c'avete niente da dire? Quello che succede? Va tutto bene, madama la Marchesa. Boh, cioè, debiti fuori bilancio. Ma oh, ma noi parliamo di debiti, questi qua fanno ridere, no? Perché noi abbiamo parlato in questi anni di debiti di centinaia di migliaia di euro nei confronti della nostra partecipata al 100%. Niente. Doveva venire la fattura elettronica per stare tranquilli qua dentro. Pensa tu, e il mio futuro candidato sindaco parla molto di innovazione. Ce ne vuole parecchia qui dentro, parecchia. Ci vorrebbe una ristrutturazione totale. Ma noi, voi non vedete niente. Per voi, no, che il nostro comune perda le cause con i dipendenti è cosa normale. Adesso arrivate 130, ma è roba vecchia, eh? Cioè vessazioni vecchie, ma comunque per il futuro non vi preoccupate, ci stanno in corso vessazioni nuove, quindi avremo, no, altre cause e altri costi che... Cioè pare l'ammortamento, dici all'ammortamento devi mettere in bilancio, è una voce che bisogna mettere in bilancio. Questa non è una voce che necessariamente va in bilancio, non lo so in questo... Cioè, dopo un anno e mezzo di videoconferenza, Covid e tutto quanto, un DUP di quello che molto probabilmente sarà l'ultimo consiglio comunale, qualche consigliere di maggioranza stasera diceva che era l'ultimo, questo è il bilancio? Questo è il futuro? Ma, cioè, questo è nulla, ripeto, cioè, assessore, chiedo scusa, ma è stato stitico questa sera di informazioni, no? Ma poi la politica, dove la mettiamo? Leggiamo quello che ha scritto il ragioniere capo, i bilanci, sa quanti bilanci chiudo dei bilanci incredibili, rispettano formalmente tutte le norme di legge, incredibili! E qual è il problema? Ma mica perché sto mettendo in dubbio il lavoro del ragioniere capo, ma un bilancio c'ha un'anima, un bilancio c'ha degli obiettivi, c'ha dietro una visione, e di questo è 5 anni che noi non sentiamo niente in quest'aula, e io spero proprio che il popolo sanbenedettese, insomma, non sia costretto per altri 5 anni a uno spettacolo indecente come questo, veramente indecente, politicamente indecente. Non vi ho sentito fare un'affermazione politica di come pensate questa città, il ballo mi casca, la piscina chiude, cioè avete agito solo a seguito di emergenze, affatto compiuto, affrittata fatta, e beh, mica siete il 118, l'attività di un comune è programmazione, perché si fa il bilancio preventivo? Le società private il bilancio preventivo non lo fanno perché gli enti pubblici hanno bisogno di programmazione, e programmazione è bilancio, è il DUP, è la politica. Dietro il vostro DUP e dietro il vostro bilancio zero, ma anche i fatti zero. Poi dovete preso 500.000 euro di qua e di là, e qual è il problema? Cioè 500.000 euro li dovevate accantonare per il mando della San Benedettese. Beh, non accantonate questi, ci penserà chi verrà, troverà con un altro debito fuori bilancio. Perché? Perché qualcuno ha deciso che il comune aveva ragione, evidentemente, e quindi non doveva fare nessuna ipotesi di transazione. Perché la transazione si può chiudere dopo subito, bisogna finanziarla subito, capito? Bisogna finanziarla subito, problema, come facevo? Dove li troviamo i soldi? E poi vogliamo secretare la discussione? Glielo potete dire, sempre dettesi, quello che succede qua dentro? Che dovete tenere nascosto? Che dovete tenere nascosto i cittadini che rappresentate? Voi rappresentate i cittadini, che li dovete tenere nascosto?
amministrate la cosa pubblica, mica sono i cavoli vostri. Che cosa gli volete tenere nascosto? Che volete fare nei prossimi 5 anni? Ditelo. Zazà, quello che si potrà, quello che si potrà fare nell'emergenza del navigar, oltre non si vede nulla e nulla. Questa città si è stancata di navigare a vista. Questa città ha bisogno di una visione per il suo rilancio. Questo è un treno che non passa più molto probabilmente. Spero che i sanbenettesi lo capiscano. Grazie. Grazie consigliere De Vecchis. Se non ci sono altre richieste di intervento, do prima la parola al dirigente se vuole procedere al chiarimento di cui prima. Scusa Tony, prego consigliere Chiodi. Grazie Presidente. Si esordisce sempre allo stesso modo in questo consesso. È 5 anni che la minoranza fa campagna elettorale, oggi la anticipa di qualche settimana invece di pensare effettivamente a portare avanti un consiglio comunale che torna in presenza dopo circa 1 anno e mezzo, abbiamo fatto ancora lo show. Ecco, questo è quello che è importante. Quello che farà questa amministrazione, che io mi auguro ha tutte le carte in regola per rivincere le prossime comunali, lo dirà nelle prossime settimane. Stiamo preparando il documento e poi si vedrà quello che succede. Diciamo quello che sta succedendo oggi. Quello che succede oggi è un qualcosa che già sulla carta stampata è uscito già da qualche giorno. Cioè riqualificazione di Piazza Montebello, va bene, non è una novità sicuramente. La riqualificazione del lungomare, però, signori, è un qualcosa che non era preventivato, lo ripetiamo per l'ennesima volta, e questo è sicuramente un dato di fatto inconfutabile. Al Ballarin nei prossimi giorni, grazie a questa amministrazione, grazie agli assessori di riferimento, tornano i cittadini, si tornerà a vivere dentro il Ballarin. Questo è un dato di fatto inconfutabile. Noi non abbiamo atteso che ci cadessero i cocci addosso, li abbiamo sicuramente anticipati. La pista ciclabile di Via Moretti, nonostante che ci avessero messo bastoni fra le ruote continuamente, è cosa fatta. Il percorso per ciechi sul lungomare, che sta dando attenzione a questa città a livello nazionale, è un dato anche questo inconfutabile. Noi poi dobbiamo essere onesti nel dire che nonostante tutte le avversità che ci sono capitate in questi 5 anni, abbiamo iniziato con il terremoto, abbiamo continuato con la pandemia, abbiamo continuato con la non programmazione di tutte le precedenti amministrazioni, perché se dobbiamo intervenire sulla piscina, se dobbiamo intervenire sui ponti sull'Albula, se dobbiamo, è perché qualcuno negli ultimi 40 anni probabilmente non ha attenzionato nulla di tutto questo, e questa amministrazione, guarda caso, si è caricato un onere e lo sta portando avanti con dignità e con risolutezza, perché risolve i problemi. Anche quello del bilancio, ormai il bilancio è nostro, non ne parliamo più assolutamente, però anche lì dobbiamo dire per onestà intellettuale che abbiamo ereditato qualcosa di aberrante, e noi, certificato dagli uffici e dai revisori dei conti, diciamo oggi pomeriggio, questa sera, che abbiamo ancora una volta un perfetto equilibrio finanziario ed economico del nostro bilancio. Nonostante tutto quello che poi possiamo leggere, no? Possiamo leggere apertamente tutte quelle che sono le mancanze, le mancate entrate e tutto il resto. Invece noi abbiamo tirato avanti dritti questo nostro fardello, ce lo stiamo portando, lo portiamo a compimento con dignità e con grande capacità. Questa è l'amministrazione che sta chiudendo questo mandato, no? Io voglio ricordare poi, avendomene occupato sempre in prima persona,
ancora una volta sulla famosa Tari, abbiamo il famoso abbattimento del 30% a favore delle attività produttive. Sono cose che non possiamo disconoscere. Questa amministrazione è stata al fianco di tutti coloro che hanno subito questa pandemia, ma lo ha fatto anche qui con capacità, con dignità e anche con riservatezza in certi settori, diciamo, molto, molto critici e vulnerabili. Per cui no, non possiamo dire che siamo stati assenti o siamo assenti. Il famoso discorso delle telecamere in centro è un qualcosa che, lo ha ripetuto più volte il nostro sindaco, abbiamo trovato qualche decina di migliaia di euro. Siamo arrivati ad investire oltre 1 milione di euro. La movida è un qualcosa che è, come si dice, il male dei nostri tempi a livello principalmente giovanile. Ma le telecamere, proprio tanto per ricordare, nella sera in cui abbiamo vinto il campionato europeo di calcio, le telecamere operanti nella zona centrale stanno permettendo, no, alle autorità competenti di verificare, di accertare e di individuare coloro che si sono permessi di avere un atteggiamento vergognoso, no? Pur essendo giovani, ci mancherebbe, ma anche noi siamo stati giovani. La gioventù che ho vissuto io non è quella gioventù lì. Noi non abbiamo mai arrecato danno, no, alla roba pubblica, a tutte queste cose qui, anche alla roba di altri privati. Ci siamo divertiti in tante altre maniere, ma non le abbiamo mai fatto tutte queste. È stato sottolineato, ci si è molto ricamato su questo, la piscina comunale. Allora, se sta chiusa non va bene, se la riapriamo non va bene. Cioè, signori, dobbiamo trovare un equilibrio anche in quello che pensiamo e con quello che diciamo. I famosi 830.000 euro complessivi erano stati spiegati molto bene dall'assessore al bilancio. 650 erano già stati accantonati, 180 erano gli ulteriori trovati per concludere questa operazione di restyling, anche questo dovuto all'incuria del tempo, non sicuramente di questa amministrazione comunale. Per cui io credo che ancora una volta possiamo essere fieri e dire con tranquillità che questa amministrazione ha svolto e sta svolgendo, e spero continui a svolgere per ulteriori 5 anni, un'attività sulla città di San Benedetto del Tronto che è sicuramente molto positiva per aver riportato, attenzionato questa comunità a livello nazionale. Siamo tornati ad essere, ripeto, egemoni, lo abbiamo detto qualche giorno fa in conferenza stampa proprio in questo emiciclo, siamo tornati ad essere egemoni a livello turistico. San Benedetto sicuramente non può non essere orgogliosa di questo. Il futuro è in mano del cittadino, ci mancherebbe, noi verremo giudicati. Siamo sicuri, siamo tranquilli di aver fatto bene il nostro dovere, di aver portato a compimento un percorso che sicuramente ci ha visto protagonisti in positivo nell'interesse di questa città. Grazie. Grazie consigliere Chiodi. Prego consigliere Balloni. Sono disabituato. È un piacere tornare qui, insomma, no? Ricostruiamo un po', rivediamo le vecchie abitudini, i vecchi show, vecchie teatralità, ma il profumo è bello anche questo, insomma, no? Ci fa sentire un po' più vivi rispetto alla freddezza della videoconferenza. Ora, la cosa che mi stupisce sempre quando parliamo di DUP, di bilancio, è come i dati contabili dello stesso, la parità di bilancio, il parere del collegio revisori, vengono sempre messi molto da parte, no? Come stessimo veramente parlando di un programma
elettorale in quanto tale, quindi astrazioni, situazioni, sogni, immagini. La cosa più importante per un comune che va in default non se ha del progetto dell'Italia, strettezza dei sogni, ma se i conti non sono in regola. Quindi secondo me già questo è un aspetto molto importante, considerando anche che dal primo consiglio in cui ci siamo insediati, insomma, c'è stata una certa iattura su questo fatto, sembrava sempre che in ogni caso stessimo per esplodere e poi alla fine siamo ancora qui, mi pare anche con una ascesa sulle ultime situazioni. Io mi affido sempre al consigliere come faccio a non chiamare Torino Capriotti, perché lui dall'opposizione ha sempre la tendenza inevitabile del ruolo di dover contestare qualcosa, però non ce la fa. Ce lo fa perché è una persona onesta, molto corretta, che si vede le cose e mette insieme, sono molto felice di alcune scelte, sì, però si poteva fare. Cioè, Torino Capriotti è la rappresentazione, secondo me, di come questa amministrazione non riesca a farsi contestare in maniera concreta, perché sulla piscina si può avere delle osservazioni, poi però siamo riusciti a trovare un qualcosa per riportarla. Il Ballen adesso ci saranno dei concerti, e il Galoppatorio stiamo utilizzando rispetto agli anni passati con problemi con la capitaneria per la gestione, eccetera, e facciamo concerti e manifestazioni. Il lungomare è stato fatto in gran parte e verrà completato. Anche sulle telecamere, adesso ha parlato anche Carmine, cioè adesso l'osservazione di Tonino che un pochino mi ha lasciato perplesso. Cosa ci facciamo con queste telecamere? Non è che se c'è la telecamera siamo in uno stato totalitario, arriva qualcuno, prende il ragazzo e lo sbatte dentro, insomma no, serve per dare l'indagine, per dare la documentazione, poi le forze dell'ordine agiranno di conseguenza e la procura a sua volta. Quindi voglio dire, abbiamo verso la certezza che chi commette certi reati verrà punito, verrà individuato e ne pagherà le conseguenze. Queste sono le situazioni che noi vogliamo. E voglio dire anche di oggi una notizia, perché questa amministrazione insieme al comitato di salvaguardia del soccorso, insieme ai presidenti di quartiere, ha fatto una battaglia molto importante, siamo impegnati su tanti fronti, e oggi è notizia che l'assessore regionale per la sanità porterà in giunta una delibera molto importante che riguarda la creazione di 3 nuovi ospedali nelle Marche, di cui uno sarà fatto a San Benedetto del Tronto, quindi si verificherà poi ovviamente. Il cammino deve andare avanti, insomma, se c'è la ristrutturazione, il nuovo posto e quant'altro, però viene proprio indicato come la nostra città quale sede di un nuovo ospedale. Viene quindi accantonato l'ospedale unico. Sui contenuti dell'ospedale ovviamente l'assessore ci ha riferito che ovviamente sarà frutto di una serie ovviamente di contatti, anche del Consiglio dei Sindaci, che dovrà essere rivisto anche sul regolamento, che da anni anche col sindaco Biondi, insomma, siamo impegnati a modificarlo. Quindi voglio dire, e non mi sembra una cosa da poco. Per il resto quindi mi sembra che in realtà, al di là della, ecco, di certe teatralità che fanno parte, mi piacciono molto, insomma, francamente non riesco a prendermi. Il collega Chiodi ha preso un po' sul serio le osservazioni, ha risposto adeguatamente, quindi non è un problema di ciò che c'era prima e ciò che era altro. Non è che viviamo nel paese Alice e le meraviglie, le cause ci sono in tutte le parti, in tutte le situazioni private, pubbliche e quant'altro, difficoltà in ogni ente comunale, poi chi segue la politica lo sa, vicende delle grandi città non ne parliamo, quelle medio piccole, nei piccoli paesi, quindi fa parte un po' della situazione tipica e normale di una gestione programmatica di una città che ha vissuto, tra l'altro vive una situazione anche molto complessa, legate anche a situazioni, non voglio ripetere, il terremoto, il Covid, ma ci sono state, sono situazioni che non possiamo far finta che non ci siano. Per cui in realtà devo dire che dalle preoccupazioni che avevamo, anche noi quando siamo insediati, guardando i bilanci, guardando le situazioni, le problematiche progresse, siamo riusciti a uscirne veramente in realtà forse meglio previsto, perché anch'io ero un po' pessimista in un certo periodo del mandato. Invece credo che la macchina burocratica, insomma, che la macchina politica e amministrativa abbiano trovato poi una sintesi che chiaramente o doverosamente dovrà essere ancora migliorata, ma questo fa parte anche dell'esperienza che si è avuto, che si ha e che quindi potrà essere maggiormente applicata e praticata nella prossima legislatura, augurandoci che noi si possa essere ancora al governo della città. Grazie. Grazie consigliere Balloni. Consigliere Massimiani, prego. Può procedere con la disinfezione delle mani prima, col gel.
Siraj. Prego. Allora, prego. Grazie Presidente. Diciamo che ci apprestiamo a questo Consiglio Comunale, io non è che mi soffermerei molto su tutti gli altri punti, ma un qualcosa che forse magari mi riguarda un pochettino più da vicino, in quanto essendo Presidente della Commissione di Sicurezza, credo che diciamo in tutto questo mandato amministrativo comunque diciamo a livello di sicurezza, fermo restando i ringraziamenti che posso fare a tutti i corpi di polizia, nessuno escluso, ma anche il lavoro che la Commissione ha portato avanti, qui vedo che c'è il Vicepresidente Antimo Di Francesco, c'è tutti i consiglieri comunali, credo che tutti noi possiamo essere soddisfatti del lavoro che sia stato fatto in questa città. Si può essere soddisfatti perché se andiamo a vedere possiamo ricordare le cifre. Andiamoci a ricordare le cifre nello specifico. Abbiamo trovato circa 23.000 euro da questo punto di vista. E questa amministrazione, in un certo senso, poi grazie anche all'apporto di tutti i consiglieri comunali, perché ho sempre fatto questo, ho sempre ringraziato tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione. Comunque abbiamo portato una cifra sostanziale, corposa, all'interno di questo progetto dove questa amministrazione ci ha creduto sin dall'inizio. E siamo arrivati circa a 930.000 euro, qualcosa del genere. Sicuramente è stato un progetto impegnativo, un progetto che è durato un po', ha avuto i suoi step, abbiamo visto che il primo step è stato assolutamente rispettato, credo adesso, poi magari ci informeremo e vedremo, perché entro teoricamente il 4 agosto dovrebbe terminare il secondo step per quanto riguarda l'installazione delle ulteriori telecamere, insomma comunque in un certo senso voglio dire, dal punto di vista della sicurezza, questo per richiamare anche quello che diceva il collega Capriotti, qualcosa sia stato fatto. Io mi soffermo a parlare solo di sicurezza con il consigliere Capriotti perché comunque mi sono occupato di questo, essendo presidente. Però diciamo che, voglio dire, tutto questo progetto ambizioso che questa amministrazione ha portato avanti sin dal primo giorno dell'insediamento, comunque mi sembra che sia stato rispettato. Credo che era scritto nel programma di mandato, almeno perlomeno per quello che mi riguarda, questa cosa comunque è stata diciamo portata avanti e su cui ci si è tenuto moltissimo. Cosa dire di questo progetto di videosorveglianza? Che sono contento da questo punto di vista, perché comunque portare avanti un progetto del genere significa anche diciamo in un certo senso tenerci alla sicurezza. È vero consigliere Capriotti, certo c'è molto altro da fare, perché comunque le dinamiche sono cambiate. Mi ricordo la movida ai miei tempi, non che io sia anziano, per carità di Dio, da questo punto di vista, ma erano altri tempi. Oggi vedo che ci sono scene che francamente mi risulta difficile da capire. Forse sarebbe magari giusto, ecco, forse magari sarebbe giusto, riportare un po' di senso civico nelle scuole, perché forse è da lì che bisogna ripartire. Questo sì, questa amministrazione magari ci ha messo del suo, perché comunque mettendo le telecamere nei famosi fatti che sono accaduti nella festa, nell'apoteosi della vittoria del campionato europeo, beh sinceramente prendere a calcio una macchina non mi sembra che sia una cosa normale, non possiamo parlare nemmeno di movida. E l'amministrazione cosa ha fatto? Credo che nella persona del sindaco tutta l'amministrazione abbia messo a disposizione anche noi i filmati di queste telecamere per ovviamente cercare di capire chi è stato e perlomeno capire qual è stato il motivo di fare determinati gesti. Perché io posso capire tutto, ma qui non si tratta manco più di movida, non è proprio più movida questa. E sono anche d'accordo consigliere Capriotti, guardi, sul fatto che magari anche alle 2 di notte San Benedetto sia una città viva, per carità di Dio, per carità di Dio. Certo che noi come amministrazione noi possiamo andare a dire a ogni persona singolarmente devi comportarti in questo modo, possiamo dare degli indirizzi, possiamo fornire degli strumenti, possiamo magari mettere, come posso dire, tutte le forze in campo, ma poi ovviamente spetta singolarmente ad ognuno di noi, spetta singolarmente ad ognuno di noi cercare di capire laddove è possibile arrivare e laddove invece si è passati oltre.
E ovviamente, ovviamente, quello che accade non mi sembra una cosa, diciamo, normale. Non mi sembra. Non credo che si possa parlare di movida quando si devasta una città come è accaduto, dove puntualmente la domenica mattina ci si trova di fronte ovviamente a dover porre rimedio, nonostante tutto, a quello che magari, no, la notte porta con sé. Mi sono arrivate voci che addirittura nella vittoria del campionato europeo bombe carta sparate alle 2 e 3 di mattina. Io, da quel ricordo, quando ho festeggiato il mondiale mi sono andato a fare una camminata sul lungomare, giustamente, ho festeggiato anch'io, ma non mi sono mai permesso di buttare bombe carta oppure di fare chissà che cosa. Certo, la gioia, la contentezza, giustamente, il senso di appartenenza, perché comunque è sempre la tua nazione che va sul tetto d'Europa, sul tetto del mondo, sì. Però a un certo punto occorre un attimo anche che uno abbia un pochettino di discernimento e dire magari, ma forse sai, ho esagerato un po'. Ma questo lo dico perché? Per rilacciarmi proprio al suo discorso, consigliere Capriotti. Come amministrazione, diciamo, da questo punto di vista, e come presidente della Commissione di Sicurezza, e guarda, vi dico ancora, ringrazio tutti per lo sforzo che è stato fatto, per il lavoro che è stato fatto. Perché arrivare a improntare un progetto del genere in una città come San Benedetto, dove quando ci siamo insediati c'erano veramente le briciole, è stato un segnale forte. Perlomeno questo, io posso dirlo, no? Che in questi 5 anni di mandato comunque abbiamo fatto. Mi sento ovviamente anche di ringraziare lei, consigliere Capriotti, perché c'è stato l'apporto di tutti. Ma lo possiamo dire? Abbiamo portato avanti un progetto di videosorveglianza, lo abbiamo creato, ci abbiamo creduto e lo abbiamo voluto. E oggi è sul nostro territorio, una scelta, un impulso che questa amministrazione ha voluto sin dal primo giorno in cui si è insediata. Poi certo, tutto è migliorabile, su tutto. La perfezione assoluta purtroppo non ci appartiene, perlomeno parlo per me, a me non mi appartiene. Però, perlomeno dal punto di vista della sicurezza, che è uno degli aspetti di questo bilancio del DUP, di cui io sono il presidente della commissione, insomma, mi sembra che sia stata portata avanti nel modo più giusto e corretto possibile in una discussione ampia a 360 gradi, anche all'interno di questo consesso civico, che ovviamente ha portato avanti determinate battaglie, ha portato avanti determinati obiettivi e che magari sicuramente tutto è migliorabile, si può fare di più, ma prendendone atto di quello che si è fatto dico che sono contento, perlomeno dal punto di vista della sicurezza, che qualcosa, anzi molto di questo sia stato fatto. Fermo restando ovviamente tutti i ringraziamenti che vanno fatti, vabbè, all'amministrazione perché comunque ci ha creduto, ma anche tutto il lavoro che fanno quotidianamente tutte le forze dell'ordine, tutti i corpi di polizia, il nostro corpo di polizia municipale, tutti, nessuno escluso. Perché a San Benedetto c'è lavoro, ce n'è tanto. La movida oggi è cambiata, i giovani sono cambiati, ci sono altre mentalità di pensiero, ci sono altri modi di divertirsi. Certo. Certo, però insomma, perlomeno il nostro, possiamo dire di averlo fatto? Beh, direi proprio di sì. Grazie. Grazie consigliere Massimiani. Prego consigliera Falco. Ecco, me l'ho scordata. Dunque, vabbè, tempo di bilanci, di diciamo fare un sunto, io poi lo faccio proprio anche nell'ambito della mia breve ma intensa esperienza politica, no? Di questi ultimi 5 anni.
E quindi credo che nessuno si sia dimenticato che c'è un forte senso critico, quindi non è che sarebbe stata abbastanza obiettiva, sia con le cose buone che con le cose che secondo me, secondo una valutazione più possibile oggettiva, non ritenevo proprio lineari. Però adesso, a questo punto, probabilmente poi, ecco, adesso non vado poi a giustificare o a spiegare, ho già detto abbastanza le motivazioni del mio ritorno a casa. E diciamo che però adesso, volendo essere serenamente, no? Io ho ascoltato Tonino, un collega Capriotti, che è sempre molto pacato, sempre molto, si vuole cercare sempre qualcosa di, qualche appunto da fare, però è vero, la piscina era conciata male già da anni, no? Tant'è vero che era stato fatto un project che adesso abbiamo archiviato, su cui ho avuto anch'io da dire, pur avendolo votato ai tempi, no? Adesso però bisogna anche essere un po' obiettivi, la piscina non è che è incominciato ad avere problemi, a perdere pezzi quando si è insediata questa amministrazione, però nessuno mai prima aveva pensato di far fare una perizia approfondita, una valutazione seria sulla pericolosità della prosecuzione dell'attività all'interno. C'era vento, si spaccava un vetro, per fortuna non succedeva niente, si ricambiava il vetro, poi è risuccesso diverse volte, sia prima che dopo che ci siamo insediati, no? Quindi nessuno ha mai corso il rischio di vedersi dire nero su bianco: guarda, qua bisogna rifare sola, soletta e giro, perché è pericoloso. Perché? Perché dopo, se no, per forza di cose ti ritrovi la gatta da pelare e da stanziare dei soldi che magari si voleva impiegare magari in altre cose o magari non c'erano. Ora, bisogna pure dire che però questa sistemazione, questi soldi trovati, completati con la Buccalossi, che non so da dove viene precisamente, però mi auguro che se dovessero venire dai fondi finalizzati destinati alla ristrutturazione o all'acquisto di unità immobiliari diciamo a prezzi calmierati, no? Edilizia sociale, si dice, mi auguro che comunque, essendo finalizzati, vengano rimessi dove stanno e rimpinguati e ripristinato il fondo. Però bisogna pure dire che non è che all'improvviso, cioè nel frattempo l'amministrazione aveva partecipato a un bando, acquisito dei fondi per l'efficientamento energetico, proprio in virtù del rifacimento necessario del tetto. Quindi non è che precisamente da un giorno all'altro, voilà, il mago Merlino ha trovato 800.000 euro e rotti. Cioè, c'era stato un accantonamento e c'erano già dei fondi accantonati, poi si è partecipato a un bando, quindi c'era già una programmazione, un'intenzione di intervenire. Non è stato propriamente, si trattava solo di andare a completare la somma necessaria, già preventivata e già destinata ad essere impegnata come diciamo affidati questi lavori ad una ditta a settembre, quindi non è una cosa. Per quanto riguarda anche il Ballarin, no, sapete benissimo che anch'io ho fatto diciamo molte critiche sulla questione, soprattutto abbiamo fatto due commissioni, una dietro un'altra, con due associazioni diverse, quindi credo che vi ricordiate tutti che sono stata la prima a essere critica su una destinazione neutra o anche diciamo sul sospetto di affidamento a associazioni, magari a privati che nulla avevano a che fare con la messa a disposizione della città, con uno spazio verde e multifunzionale. Però non è finito qui, nel senso che quei fondi intanto sono serviti per riaprire quel quadrato di gioco che era interdetto e renderlo sicuro, fruibile, eccetera. Ma ci sono anche dei progetti che poi si andranno in porto, no? Dei finanziamenti. È vero che ad Ascoli sono andati tanti soldi, ma bisogna anche considerare che la maggior parte dei fondi regionali, soprattutto in questo momento, sono indirizzati alle zone interne, terremotate, montane, per la ripopolazione delle zone montane. Quindi diciamo che in molti bandi finora
non ci siamo rientrati, ma teniamo sotto controllo la situazione e comunque siamo sempre pronti. Mi sembra che l'assessore Tassotti sia molto attento, insomma ne ho parlato di queste cose con lui e mi sembra molto attento il sindaco e l'assessore a recepire e intercettare tutto. Qualcuno forse ogni tanto prima era distratto, forse se è meglio tardi che mai, però io insomma mi sto interfacciando spesso con la giunta e quindi diciamo che pure ad esempio sulla questione delle transazioni, sì, anch'io sono stata la prima a dire vabbè, ma maggioranza l'ho detto, vabbè, però magari sarebbe stato giusto, perché si è detto no subito ad una transazione a proposito della spinosa questione, che poi insomma io ho chiesto anch'io sono stata critica sulla questione della segretazione, quindi non è che lo starò qui a negare, però se mi si dice che più di una, anche dell'opposizione, è stata interpellata la prefettura e la prefettura che comunque interpreta la legge e dice e dà il suo indirizzo sulla base dei regolamenti, perché la legge nazionale, scusami, prefettura, ne si è parlata la commissione? No, si è parlato del consiglio comunale. La commissione? No, della no, della segretazione del punto, Giorgio. Ma guarda che sono stata la prima io a fare, cioè non casino come fai tu, però. Facebook, sono bellissimo. Però aspetta, vabbè, vai. E quindi se a me la prefettura mi dice che sulla base del regolamento comunale a cui la legge rimanda, questa diciamo la trattazione pubblica può mettere in pericolo l'interesse economico dell'ente eccetera eccetera, perché se era sulla privacy ci avevo qualche dubbio sinceramente, però su questo io alzo le mani, perché se a me un'autorità a ciò preposta mi dice così, io consigliere comunale non me la prendo la briga di votare per farlo pubblico, poi se ci sono dei danni chi li paga? Noi? Allora, aspetta la vicenda ambiente, è un'altra questione e poi ci ritorneremo, che tanto non è l'ultimo consiglio mi sembra, no? Però sulla questione transazione, scusa Giorgio, sulla questione transazione devo però essere sincera, ci ho riflettuto anche su questo, devo essere sincera, io il lavoro che faccio lo posso constatare, non è solo nel comune di San Benedetto, ma guarda, mi è capitato ultimamente anche col Ministero, in particolare per la questione dell'alluvione del 92, però insomma quando hai a che fare con enti pubblici hanno proprio dei seri problemi ad addivenire ad una transazione se non c'è un dictum magari giudiziale, se il giudice ti manda a fare una conciliazione o a trovare un accordo, altrimenti se non hanno una sentenza hanno sempre paura che poi una transazione senza una pronuncia giurisdizionale possa essere impugnabile davanti alla Corte dei Conti e lì sono guai, quindi con questa paura evitano sempre di fare transazioni se non sono fondate su un provvedimento giurisdizionale o sulla direttiva del giudice a dire trovate un accordo. Quindi posso anche capire che magari si parte nessuna transazione e poi dopo magari in prima udienza o magari nel corso di un procedimento si riesce ad arrivare. Purtroppo le cause, purtroppo quando sono sbagliato e intentate da noi in modo temerario, certo, le condanno anch'io, però purtroppo gli enti pubblici sono bersagliati di richieste di risarcimenti dai piccoli, dall'incidente, magari a cose, fa specie insomma che dirigenti, però purtroppo sono questioni risalenti negli anni che poi come ben sapete la successione nel tempo dei gradi di giudizio ci porta ad oggi e quando ti casca la tegola non è che lì si deve pagare per forza, no? Però diciamo che è un problema, penso che nessuna amministrazione potrà tenersi indenne. Per quanto riguarda la movida, le telecamere, ma anche il controllo di vicinato, io adesso ho visto per la città e comunque ho sempre seguito, monitorato, anche chiamato i responsabili, periodicamente anche il capitano, Brutti, Coccia, eccetera. Quindi sono molto lieta perché anche dietro a questa cosa ci sono stata
ci sono stata insomma un bel po' di tempo e quindi sono lieta di questa cosa e del fatto che chiunque entri a San Benedetto può constatare immediatamente da simboli comunque conosciuti universalmente che lì non ci stanno gli spioni, ci sta gente addestrata a riconoscere movimenti sospetti, targhe sospette e magari scampanellate sospette in certe abitazioni o segnali sospetti che tante volte mettono sugli ingressi, no? Dei segnali dove si dice qua sì, qua no, eccetera. Questo me l'hanno spiegato perché io non ne sapevo niente. Quindi le telecamere, comunque un grosso investimento che magari non è adesso tutto funzionale, tutto attivo, ogni tanto c'è un problema in uno scavo, ma è ovvio, ci sono impianti e linee in questa città sconosciuti e non segnate da nessuna parte, quindi mentre si viene facendo si trovano le magagne, però mi pare che la somma e i finanziamenti li abbiamo portati a casa, i lavori comunque stanno andando avanti con buona lena. Non dimentichiamoci mai che poi quelli successivi dopo di noi, se non saremo noi, comunque potranno giovarsi non solo di un impianto ultramoderno di sorveglianza, ma anche usare la fibra che poi collegherà questi punti per la famosa Smart City, che da tanti anni che se ne parla, mi pare che il collega Curzi mi disse che insomma già dai tempi suoi era un suo pallino. Quindi non dimentichiamoci che comunque questi sono valori aggiunti per la città, che magari adesso è facile dire ah vabbè non si vede niente, ma domani, come c'è stato rinfacciato a noi di ah vabbè l'avete realizzato il pennello, l'avete finito, l'avete abbellito, però era un progetto di quelli di prima, ma la città si giova di noi, di quelli prima di noi e di quelli dopo di noi, quindi avendo d'occhio il bene della città e non i piccoli cortiletti politici, partitici eccetera, credo che sia un bel valore aggiunto. Non dimentichiamoci anche una cosa che deve ancora arrivare al suo esito, a cui una battaglia a cui ho partecipato tutta l'opposizione, hanno partecipato comitati cittadini e su cui determinate persone non hanno mai mollato. Abbiamo evitato Pagliare, stiamo assolutamente premendo sulla questione ospedale di primo livello a San Benedetto, che riescano a mantenere ad Ascoli nella zona montana e terremotata, perché come abbiamo tante volte detto, gli spettano delle tutele anche a loro, non si può levare a 1000 km² un punto nascita, un pronto soccorso e determinati servizi. Quindi, nell'ottica della razionalizzazione, assolutamente sì, so benissimo che l'assessore Saltamartini vuole che ci siano dei punti forti sia a San Benedetto che ad Ascoli, delle specialistiche forti che divengano di eccellenza e su cui investire in personale, in staff, in attrezzature. Ma questa è un'opera che abbiamo fatto sempre, che devo dire la verità, magari non va tutti i giorni sui giornali sull'ospedale, ma il sindaco è tutti i giorni Milani, vabbè, io lo considero un influente, perdonatemi, ma lo considero un influente, perché nel senso che alla fine è tutto quello che, ma io non ho visto mai niente. Però adesso abbiamo anche gli agganci, diciamo, politici, il dialogo, perché io sono andata pure da Ceriscioli, però non è servito a niente, 3-4 volte giusto per tenerci un po' buoni. Quindi capite bene che ora che si riprocede a tutta la ristrutturazione di tutto l'organico, di tutte le dirigenze, di tutte, insomma, in piena pandemia che abbiamo avuto, credo che adesso stia prendendo le mosse col piano rifacimento del piano sanitario regionale e quindi diciamo che si è partito da fermo. Adesso spero che si darà una riassestata, perché la salute fa parte fondamentale della vita dei cittadini, dell'attrattività di un territorio, i servizi sanitari sono importanti, quindi non si può dire che questa amministrazione, ma tutti noi a maggioranza e opposizione, non abbiamo combattuto per questo. Quindi sicuramente sono per premere l'acceleratore su non perdere assolutamente nemmeno 1000 euro di fondi regionali europei disponibili e di riuscire a partecipare, come devo dire fa ottimamente il Comune di Ascoli, anche se in questo periodo ha più occasioni perché appunto sono molto indirizzati alle zone interne, però sicuramente avremo
saremo, se ci saremo, avremo occasione di, diciamo, io l'ho sempre detto, va potenziato l'ufficio europeo, va formato del personale e assolutamente deve operare senza, senza sosta. Però diciamo che anche che possiamo dire una cosa che bellissima che ha fatto il sindaco, che nessuno mai nomina. Però vi ricordate l'asilo sulla strada dei Leoni? Cioè, quella non è una piccola cosa, quella lì nell'amministrazione precedente doveva essere venduta all'ASA per fare soldi, e quella nelle disposizioni dei donatori dell'acido testamentario era scritto che doveva essere indirizzato al fine sociale. E guardate che il sindaco Piundi l'ha levato dai cespiti da alienare e gli ha dato un impiego assolutamente conforme alla sua destinazione. Questo prima non si era mai fatto, si era messo in vendita al mio offerente. Quindi voglio dire, è una cosa che comunque indica anche l'attenzione al sociale, bandi fatti meglio, bandi fatti peggio, bandi improvvisati, perché lo sapete benissimo che e quante emergenze si sono dovuti affrontare e arrivavano i fondi, ricordo gli assegni familiari, assegni buoni arrivavano i fondi da una settimana all'altra, dovevi organizzare tutto il sistema di distribuzione. Quindi io vedo molte cose, e anche e soprattutto oltre le cose fatte, lungomare, per carità, il villaggio della piscola pesca, a chi piace, a chi non piace, a chi dice la pista ciclabile più stretta, più la, cioè ci sarà modo di, però era una cosa che comunque era già nelle intenzioni, no? Da prima. Quindi che dobbiamo dire? L'hanno inventata loro e noi l'abbiamo portata a casa, però quelli di prima avranno portato a casa le cose di 10 anni, di 5 anni prima. Questo non credo che sia un pregiudizio. Io credo che comunque molte delle cose che sono state fatte se le ritrova la città, nei suoi sviluppi e nelle sue concrete applicazioni. Quindi io vedo molte cose buone, e devo dire che stare da tutte e due le parti mi è stato molto utile per capire veramente a fondo la fatica di gestire un bilancio che comunque per legge deve riportare, e nello stesso tempo di portare a casa dei risultati che ovviamente magari si può facilmente dire vabbè, 2 mesi prima delle elezioni, ma ragazzi c'è un percorso lunghissimo dietro alle telecamere, dietro ai progetti che sono stati rifatti un sacco di volte, poi sono arrivati i fondi, sono stati rielaborati, sono stati anche modificati in base ai passaggi che poi strada facendo si trovavano possibile e fattibile o meno. Quindi chi è già stato ad amministrare, ci abbiamo Antimo, voglio dire, lo sa che non è facile far riportare i conti e la legge e le norme contabili con dei fatti. Ora alcuni se ne vedono palesi, visibili, altri si vedranno domani, e domani diranno l'abbiamo realizzato noi. Non è un problema, quello che importa è marciare nella direzione del bene della città, dell'arricchimento della città. La movida purtroppo, signori, non saranno le telecamere a impedire a chi si ubriaca di sfasciare tutto o di urinare contro le porte. I miei, l'ho già detto un'altra volta in questa assise, i miei amici non ricordo mai di averli visti fare una cosa del genere. Quindi diciamo la verità, non sono tutti così, ci sono ragazzi responsabili che sono stati responsabili durante il Covid e sono responsabili anche adesso, ci sono ragazzi che purtroppo per i quali la libertà che noi società cattiva, complottisti eccetera, li vogliamo levare e quindi li vogliamo chiudere in casa, e quindi per loro il massimo della vita è ubriacarsi dalla sera fino alla mattina dopo. Io grazie a Dio non sono tutti così, ce ne sono pochi, ma quei pochi sono quelli che fanno danni, che si buttano. Io ho visto ragazzine di 15 anni, non mi venite a dire che è normale ragazzine di 15 anni senza così alla mercé buttate per terra e in coma etilico. Poi io insomma le sento le cose dall'ospedale, quindi credo che non sia, è un'emergenza sociale, credo anche un'emergenza non solo sociale ma familiare, perché la famiglia fa parte della società. Quindi credo che manchi quella vigilanza fino a una certa età che poi permetta ai ragazzi di camminare con le loro gambe, e questo è un discorso che può durare ore, quindi non è questo il momento. Comunque io ritengo che di poter tranquillamente, con la sottolineatura di quei fondi che adesso ci andranno a chiarire,
che andranno assolutamente previsti se fosse, e per il resto assolutamente. Poi nella dichiarazione di voto, magari se vuole intervenire, io comunque sono sicuramente positiva. Grazie. Grazie consigliera Falco. Consigliere Di Francesco, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Innanzitutto fa piacere ritrovarsi oggi in questa assise in presenza, perché dopo tanto tempo di consigli comunali, commissioni online, oltre a poterci guardare negli occhi e poter anche argomentare liberamente, non dietro a un PC o uno smartphone, riusciamo anche a fare delle considerazioni politiche stando qui tutti presenti. Una premessa è doverosa: è ovvio che in una situazione di grave emergenza sanitaria, oltre che economica, la valutazione va fatta dentro un perimetro che deve tener conto di queste problematiche e di queste difficoltà economiche che hanno riguardato tutti, famiglie, cittadini, ma anche i comuni e gli enti pubblici, per le minori entrate che poi in parte sono state compensate dai trasferimenti statali. Quindi bisogna essere onesti sul piano politico e sottolineare che in un atto di programmazione quelli che sono i fattori di criticità sono determinati da situazioni che hanno visto una grave crisi emergenziale sul piano economico e sanitario. Penso che, l'ho detto anche in altre occasioni, si poteva fare di più. Una criticità che abbiamo riscontrato in più occasioni, quando abbiamo discusso dei vari bilanci, dei vari consuntivi, e abbiamo affrontato anche diverse tematiche in commissione, e sicuramente dal punto di vista della programmazione, mi riferisco anche alle opere pubbliche, bisognava essere maggiormente incisivi. Io mi riferisco a tre opere pubbliche che potevano essere realizzate se fossero state effettuate scelte politiche diverse, perché poi è la politica che designa gli indirizzi politici e gli obiettivi. Mi riferisco alla piscina, è stato detto, non mi dilungo. Io ricordo che feci una proposta anni fa, dissi: perché non pensiamo ad accendere un mutuo, non so se chi se la ricorda, perché non accendiamo un mutuo per intanto intervenire e mettere in sicurezza la parte interna della piscina. Poi la strada intrapresa è stata diversa, quindi c'è stata una serie di ostacoli che poi hanno interrotto quel percorso, e noi ci siamo ritrovati che dopo la chiusura per il lockdown a chiudere nuovamente la piscina, con tutti poi ovviamente i disagi, i danni conseguenti. Venne fatta la scelta di accendere il mutuo per fare gli asfalti, legittima, giusta, perché poi, ripeto, la politica che sceglie. Io sono stato uno che, quando ha fatto il vice sindaco e assessore al bilancio, come priorità, forse se lo ricorderà il sindaco, diedi in maniera preminente la realizzazione di tanti asfalti in diversi quartieri con il bilancio partecipato che facemmo, no? All'epoca. Questo per dire che sono scelte legittime. È ovvio che poi le risorse sono limitate, quindi non è che i fondi ci sono per tutte le opere pubbliche, quindi ovviamente c'è da considerare anche questo. Un po' di amarezza resta per la riqualificazione di Piazza Montebello, che mi auguro possa
possa andare in maniera più spedita, ecco, quindi da settembre-ottobre che si possa mettere in cantiere quest'opera di riqualificazione che è attesa da tutta la città, non solo dai residenti del centro. E poi il sindaco conosce bene, perché abita anche da, insomma, nelle vicinanze, l'edificio di Piazza Colbe. Ecco, queste sono le tre questioni. Io le ho affrontate sempre in maniera molto costruttiva, nel senso facendo anche delle proposte. Penso che su Piazza Colbe sia giunto il momento, ecco, di comunque mettere dei, insomma, di chiudere la questione, ecco, di intervenire, perché rimane aperta una ferita in quella zona, in questo edificio che doveva poi rappresentare la sede dei vigili urbani. E io credo, ecco, su questi tre punti ci deve essere, ecco, un'accelerazione, una spinta maggiore, e io credo che, insomma, ci siano i presupposti per poter fare in modo che si possa proseguire più velocemente. Per le altre questioni non ci torno, anche perché le ho affrontate, credo, se non nel precedente consiglio, forse l'altro ancora. Per quanto riguarda il pacchetto e le misure per il sostegno a famiglie e imprese, che proponemmo, facemmo un'interpellanza, poi proponemmo anche il tavolo di discussione per poter elaborare qualche misura. Credo che anche qui, augurandoci che si possa superare questa fase, perché ormai siamo arrivati veramente in una insomma, condizione anche di difficile da sostenere, perché credo che i problemi economici siano pesanti, riguardano le famiglie, la stragrande maggioranza, le imprese, le attività commerciali. Noi tutti penso che parliamo con insomma, chi ha un'attività in centro, sia anche con i piccoli imprenditori, con gli artigiani, con anche le medie e grandi imprese, c'è nel limite del possibile per quello che si può fare, ed è stato fatto qualcosa, perché va riconosciuto quello che è stato fatto, perché non è che io dico non è stato fatto niente, no, sono stati fatti diversi interventi di cui anch'io in altre occasioni ho rimarcato l'importanza. Ecco, un'attenzione si dovesse rideterminare uno scenario che noi tutti non ci auguriamo, ovviamente, no? Perché a ottobre non sappiamo quello che può succedere, quindi se si dovesse rideterminare uno scenario di limitazioni, restrizioni, ecco, prevedere dei fondi ad hoc per poter arginare ed intervenire tempestivamente. Un'altra questione importante, e poi chiudo, riguarda l'implementazione che c'è stata e a mio avviso va potenziata ulteriormente del settore urbanistica. Abbiamo visto, perlomeno io, queste sono state le sollecitazioni, le segnalazioni che sono state fatte da molti cittadini, insomma, anche da molte imprese, che sembra che si stia velocizzando l'iter di smaltimento delle pratiche, e questa è un'opportunità per il comune, perché comunque da un lato riusciamo a riscontrare le domande del super bonus che consentono una riqualificazione del patrimonio edilizio della città, dall'altro ci danno modo di incamerare risorse economiche, oltre al fatto che su un binario parallelo viaggiano tutte le altre pratiche ordinarie, quindi permessi edilizi, demolizione e ricostruzione, che sono risorse economiche funzionali per poi investire su quegli interventi che si riterranno necessari a beneficio della città. Ecco, questo è un po' la mia riflessione, non so se sarà l'ultimo consiglio comunale o il penultimo, mi auguro che insomma, ecco, su questi punti che ritengo importanti, ecco, soprattutto su queste tre opere pubbliche che ho citato in premessa, si possa imprimere un'accelerazione, perché credo che sia importante per la città, per tutti, perché avere una piscina comunale chiusa non fa bene alla città, alle società sportive, a coloro che fanno nuoto,
poi io lo dico da ex nuotatore, quindi insomma ci metto anche un po' di passione in più sulla questione della piscina, perché so le problematiche che poi comporta ai ragazzi doversi allenare in altri impianti e quindi tutto ciò che ne consegue a livello di disagio e di problematiche. Ecco, su questo io credo che dobbiamo velocizzare ed essere maggiormente determinati nel portare insomma avanti l'obiettivo di riqualificazione della piscina. Per il resto insomma non mi dilungo, anche perché ci sono altri punti, penso di aver detto in sintesi tutto e quindi mi fermo qui. Grazie consigliere Di Francesco. Sì, prego. Una chiosa, mi sono dimenticato di diciamo valorizzare il lavoro che è stato fatto in commissione sicurezza, ci tenevo perché insomma visto che il percorso che abbiamo fatto è stato davvero costruttivo, sono state investite delle risorse importanti, è stato realizzato un sistema di videosorveglianza che comunque inizia anche ad assumere una connotazione importante dal punto di vista dei risultati, comunque anche come deterrente soprattutto, oltre al fatto poi che consente di accertare le responsabilità di chi si rende protagonista di certi eventi e certi fatti incresciosi. Ecco, quindi su questo credo che il Presidente e i componenti della Commissione abbiano fatto un buon lavoro, ed è la dimostrazione che quando si lavora con propositività e con diciamo costruttività si riescono poi a raggiungere dei buoni risultati. Grazie consigliere Di Francesco. Ci sono altri interventi, prego consigliere Pignotti, nella facoltà, grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Beh, io come consigliere, vicepresidente della Commissione Bilancio, voglio dire grazie al servizio innanzitutto e al dirigente Tonino Rosati, perché diciamo ha dato supporto a molti. Chiedo il segretario del Consiglio, perché si stanno esprimendo dei giudizi sui dipendenti. Secondo la lettura del... Purtroppo non possiamo continuare. Io vi dico questo, se è questo quello che pensate. Non mi pare che sia così, capiamolo bene. Perché, dato che andiamo verso la scadenza di questo mandato, li voglio ringraziare pubblicamente e all'interno del Consiglio Comunale, perché come me, nuovo dell'Assise, e come tanti altri miei colleghi, sono stati sempre pronti a